La prima cosa che mi viene in mente con la parola Sampdoria è un anno bello, fantastico direi. Sampdoria per me vuol dire stadio bello, città bella, tifoseria fantastica, maglietta da gioco bella. C'era tutto per fare bene e per stare bene, quindi Sampdoria per me vuol dire bei ricordi. Il gruppo che ho trovato qua alla Sampdoria è un gruppo positivo, e bravi ragazzi, buonissima squadra. Giocatori forti come Flacchi, Bazzani, Cristiano Doni, giocatori veramente, veramente bravi, guidati dal condottiero Novellino. E io ero molto giovane, ma fu bello, fu una bella sensazione. Abbiamo fatto una parte di stagione, anzi una stagione veramente ad alti livelli, ci siamo tolti grandi soddisfazioni, quindi era un piacere giocare. Poi quando si giocava in casa, che c'era il pubblico e tutto quanto, era sempre un'emozione, perché la tifoseria dava e dà emozioni veramente grandi. Novellino come allenatore era un condottiero duro. Io che dovrò fare allenatore ho cercato sempre di prendere gli aspetti positivi e negativi di ogni allenatore, quindi anche con Novellino ho cercato di apprendere quello che per me reputavo giusto e quello no, quindi forse i metodi o i modi sono un po' duri, ma ci sta, perché ci sono allenatori che puntano su quello, altri lo fanno di meno, ma lui era un condottiero vero e proprio, quindi gestire una squadra non è mai facile. Lui lo ha fatto per tanti anni qua nel migliore dei modi, quindi tanto di cappello a lui. Il centrocampo della Sampdoria era formato da Volpi, Palombo, io e Pedone, e quindi ruotavamo noi quattro. Chiaramente Volpi era il capitano, l'intoccabile, anche perché era un giocatore fantastico, con un piede incredibile, magari non dinamico, ma un signor giocatore che sapeva far giocare bene la squadra. All'inizio ho giocato io con lui, belle partite, buone prestazioni. Palombo subentrava, poi nella seconda parte della stagione invece si è invertita la situazione, lui giocava, io subentravo, però non c'è mai stata una rivalità con lui, perché Palombo è un ragazzo bravissimo, eravamo in nazionale anche assieme, quindi oltre a dimostrare di essere un giocatore formidabile è anche un ragazzo eccezionale, quindi non c'è mai stata rivalità. È logico che i calciatori quando sono in una squadra vogliono sempre giocare titolari, ma non c'era questo conflitto. Il bene primario era la Sampdoria, fare bene, raggiungere gli obiettivi e vincere le partite, e tante ne abbiamo vinte. Quando giocavi in casa qua con la Samp era sempre uno spettacolo, perché l'ho detto all'inizio, la tifoseria fantastica, poi lo stadio anche aiuta, perché è concentrato e compatto, i tifosi vicino al campo, e quindi è una cosa bella che magari oltre manica è una cosa normale, ma qua in Italia anche no. Quindi era sempre bello, e ti dirò che anche quando ci giocavo contro era una cosa bella, perché il tifo non è bello solo quando ce l'hai a favore, ma anche quando ce l'hai contro, quindi è sempre bello entrare in palcoscenici del genere e giocare partite del genere. Poi se hai il tifo a favore è meglio, se ce l'hai contro va bene uguale, però il calcio alla fine è questo, ed è la cosa che adesso col Covid che sta mancando di più, perché alla fine senza tifosi sì è calcio, ma non quello vero. Io ho girato tanto nella mia carriera da calciatore, e se per tanti può essere un problema, perché tanti si legano a una città, a una squadra, e magari cambiano due, tre squadre in tutta la carriera, io invece ne ho cambiate veramente tante. Non so se è una cosa positiva o negativa, ma io la prendo come positiva, perché sono una persona che piace conoscere tante persone, conoscere città nuove, culture nuove. Ho avuto l'esperienza al Celtic, che è stata fantastica, e poi sono stato anche a fine carriera lì in Scozia, quindi ho conosciuto un altro tipo di calcio, un altro tipo di vita, ed è stata una cosa veramente bella. E quindi spero di farlo anche in futuro. Farò l'allenatore, e chiaramente l'allenatore non sta, almeno di casi eccezionali, per una vita in una squadra, quindi credo e spero di poterlo continuare a fare. Quando sono stato via dalla Sampdoria, sinceramente, poi alla fine si parlava, perché io sarei rimasto volentieri, perché come ho detto prima, stavo bene, molto bene, sia nella città, per il clima, per tutte le cose che ho detto prima. La società, la squadra mi piacevano molto, quindi
provai a rimanere, poi ho visto che le cose non si dovevano fare e poi io mi faccio sempre una ragione. Però mi sarebbe piaciuto, chissà un giorno se sotto altre vesti si può tornare, la vita non si sa mai, io non escludo mai niente, quindi sarebbe bello perché a Genova sono stato molto molto bene e sarebbe una cosa anche figa da parte, non si può dire, da parte mia, magari un giorno tornare qua.